ultime due imputate del processo per l'operazione della squadra mobile nei centri massaggi cinesi a luci rosse. Botta e risposta fra Del Barba e il gruppo consigliare del PD a Domo, quest'ultimi si schierano al fianco di Cattrini. Il sindaco di Verbania Silvio Marchionini presenta il suo primo bilancio, cura dimagrante per le spese e non rinuncia agli investimenti. Botta e risposta a Gravellona, la minoranza denuncia l'aumento delle tasse, il governo Morandi nega. Verbania si prepara alla patronale, il 7 al via i Pacian, giro delle contrade, l'8 benemerenze processioni. A Baveno cresce l'adrenalina per la finalissima dei playoff contro la 9 che porterebbe la quali in Serie D. Ben ritrovati dalla redazione di Viceo Notizia, questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano la cronaca, condannate le ultime due imputate per i centri massaggi cinesi a luci rosse. L'operazione era stata della squadra mobile di Verbania, coordinata dal sostituto procuratore Fabrizio Argentieri, che aveva portato alla luce un giro di prostituzione. Condanne da un anno e quattro mesi a tre anni per le ultime due imputate del processo in seguito all'operazione Viverna della squadra mobile di Verbania nei centri massaggi cinesi coordinata dal sostituto procuratore Fabrizio Argentieri. Davanti ai giudici del collegio sono finite la proprietaria e la direttrice dell'attività di Gravellona Toce, che era tra quelle che erano state oggetto della perquisizione della polizia nell'ottobre del 2012, che si era svolta in contemporanea tra Gravellona, Verbania e Omigna. Erano stati 10 cittadini cinesi accusati a vario titolo di violazione della legge contro la prostituzione in quanto responsabili e referenti di case di prostituzione camuffate da fittizie attività commerciali create ad arte. L'attività di indagine era nata da una rapina perpetrata proprio all'interno di una delle attività di centro massaggio orientali di Verbania e aveva consentito, oltre ad assicurare alla giustizia l'autore della rapina, di ricostruire la reale attività esercitata in quei luoghi. Era così venuta alla luce un'attività di prostituzione che avveniva all'interno dei centri estetici. Nei centri era stata accertata la presenza anche di 6 prostitute contemporaneamente. In tutto 30 le persone indagate e sequestrate, decine di migliaia di euro in contanti. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Verbania hanno denunciato un uomo di 44 anni della provincia di Torino, già noto alle forze dell'ordine, per furto. Secondo i militari, nella notte di Pasquetta avrebbe rubato 3.000 euro in contanti e un computer dalla casa vacanze Maria Immacolata, gestita dalle suore a Verbania. Incrociando diversi dati, i carabinieri sono risaliti all'identità dell'uomo, che era ospite della struttura. Le indagini sono ancora in corso. A Domodossola invece è sempre più scontro fra il gruppo consigliare del PD e Damiano Del Barba. I primi si schierano al fianco di Cattrini e ribattono al comunicato stampa diffuso da Del Barba nel fine settimana. Che fra il consigliere Del Barba e il resto del gruppo consigliare del PD Domese, giunta compresa, non corresse buon sangue si era capito già qualche mese fa. Ora però sembra essere guerra aperta, lo dicono i comunicati stampa degli ultimi giorni. Del Barba nel fine settimana ha infatti preso carta e penna per ribattere a dichiarazioni a suo dire rilasciate dal sindaco Cattrini nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Il consigliere Domese, in aperto contrasto con il suo sindaco, ha bollato il comportamento di Cattrini come votato all'isolamento. Ha parlato di critiche rivolte da Cattrini a provincia, regione, oltre che al progetto di medicina territoriale elaborato dal sindaco Monti assieme ad un pool di esperti. Del Barba nel documento spende invece parole di apprezzamento per Costa e presidenti dell'Unione Montane della Valle, per Reschini e Borghi, e chiude il suo documento con una frase tranchant: decidano i cittadini se cedere al pessimismo, al vittimismo, se sostenere i loro rappresentanti nella progettualità e nella responsabilità della gestione del territorio. Frasi che evidentemente hanno solleticato l'intervento del gruppo consigliare dei Democratici Domesi, se è vero che di buona mattina 6 fra assessori e consiglieri comunali hanno firmato un documento in cui passano al contrattacco. Bolognini, Gallacci, Graziobelli, Leopardi, Rosario e Santopolo parlano di sconcerto e ribattono punto su punto alle affermazioni di Del Barba. Quella che ne esce è una difesa del loro sindaco, ci corre l'obbligo, spiegano, di confutare affermazioni non corrispondenti al vero.
scrivono i consiglieri. Catrini non ha mai parlato contro la provincia, non ha parlato contro il progetto delle aree vaste come di quello della medicina territoriale o del sindaco Monti. Catrini ha criticato i vertici regionali per le risposte non date nell'incontro di Villa. Il documento accenna al principio della verità, principio al quale sottoscrivono i sei. Catrini non intende sottrarsi anche se dovesse essere lasciato solo, conscio che i primi referenti a cui rapportarsi sono solo i suoi concittadini. Nessuno smantellamento dei laboratori analisi del VCO è quanto ha detto l'assessore alla sanità Saitta davanti al Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del Movimento 5 Stelle. Una riorganizzazione dell'attività dei laboratori, ha detto Saitta, c'è stata ma senza alcuna chiusura dei punti prelievo il sabato. L'unica differenza è che ora si deve fare la prenotazione e non vale più l'accesso diretto. La questione era stata sollevata a livello locale e anche dal sindaco di Seppiana Preioni a proposito del trasferimento a Verbania di apparecchiature e personale tecnico. E ora a Verbania, dove il sindaco Marchionini insieme alla sua giunta ha presentato il bilancio 2015, bilancio che deve fare i conti con i tagli dei trasferimenti statali e con il patto di stabilità, ma che non rinuncia agli investimenti. Per quest'anno, assicura il sindaco, non saranno aumentate le tasse e le spese comunali saranno sottoposte a una cura dimagrante. Abbiamo avuto un taglio di circa 1,5 milioni di euro. Come tutti sanno, il patto di stabilità non consente a un comune virtuoso come quello di Verbania, che potrebbe assumere dei mutui, quindi di realizzare delle maggiori opere. Noi comunque chiudiamo nel triennio con 20 milioni di opere pubbliche, che è un'ambizione e che quindi starà a noi la capacità di metterle in atto. Quest'anno siamo a circa 7 milioni di euro, che è più del doppio di quanto era previsto nello scorso anno. Questo avviene come in ogni famiglia si farebbe, cioè risparmiando il più possibile. Inizia una fase nuova per il Comune di Verbania, che vuol dire anche mettersi un po' in cura dimagrante, non tanto sul personale, anche se quest'anno risparmiamo circa 300.000 euro e come tutti ricordano siamo partiti dai vertici del comune, quindi dalle posizioni dirigenziali, ma di controllare minuziosamente ogni spesa e soprattutto aprire ai privati per quanto riguarda dei progetti di grande ambizione che Verbania non può non avere a partire dal porto turistico. Non siamo riusciti, ma è l'obiettivo del prossimo anno, a ridurre anche l'IMU, come ci abbiamo sperato fino alla fine, resta appunto questo rammarico, ma abbiamo semplificato la vita, ovvero su tutte le tariffe per quest'anno i verbanesi pagheranno o come nel 2014 sui rifiuti, già sappiamo che c'è stata la riduzione importante tra il 7 e il 14%, o di meno. Sull'addizionale IRPEF, sulle rette della mensa, sull'asilo nido, inizia un percorso di far pagare di più a chi più ha, ma senza che la fascia più alta paghi di più rispetto allo scorso anno. Quindi abbiamo rimodulato le fasce, nessun taglio nei servizi, ma abbiamo anzi potenziato, penso al tema delle politiche giovanili, mantenuto tale quale la parte che riguarda le manifestazioni turistiche e un forte investimento sul CEM, perché è indubbio che le quattro opere strategiche per quest'anno saranno il parcheggio che riguarda appunto il teatro, la pista ciclopedonale che parte, Villa San Remigio e il completamento appunto di una struttura di investimento. A Gravellona intanto maggioranza e opposizione discutono di tasse. L'amministrazione ha aumentato le tasse, al contrario le ha abbassate. Botta e risposta a Gravellona tra minoranza e maggioranza. Un comunicato stampa congiunto dei gruppi di opposizione ha scatenato la reazione del primo cittadino Gianni Morandi. Il centro-sinistra, hanno evidenziato i consiglieri Ronco, Nucilla, Geraci e Donini, continua a fare demagogia. Questa amministrazione ha ritenuto di dover usare la leva fiscale per ottenere il pareggio di bilancio, decidendo di far pagare sempre i soliti e aumentando il peso delle tasse. L'abolizione della tassa per gli inquilini, con la decisione di ricaricarla sui proprietari degli immobili, è un autogol. I proprietari le tasse le pagano già e quindi si ritroveranno nell'IMU anche questa tassa. È senza dubbio pretestuoso cercare di far passare il messaggio di aver sollevato gli inquilini da spese di calcolo richieste da CAF e commercialisti.
Inoltre, in un momento di depressione del mercato immobiliare, il risultato sarà quello di far diminuire le unità immobiliari da affittare, concludono i consiglieri di minoranza. La risposta del sindaco è immediata. I concetti espressi dalla minoranza sono totalmente privi di fondamento. La realtà è che la pressione fiscale non cambierà nel 2015 rispetto al 2014. Anzi, con la tassa sui rifiuti, l'amministrazione pensa di poter dare un segnale, seppur piccolo, di diminuzione del carico tributario che andrà ad aggiungersi alle riduzioni già applicate alle tariffe sui servizi scolastici. Quindi, per buona pace delle minoranze, il 2015 non vedrà alcun aumento delle tasse sul territorio di Gravellona. La minoranza, continua Morandi, fa riferimento alla redistribuzione della TASI tra proprietari ed inquilini, applicata per il 2014, provvedimento che era stato deciso dall'amministrazione precedente e da noi adottato poiché aveva un principio di equità condivisibile. Tuttavia, all'atto pratico, questa impostazione si è rivelata penalizzante e priva di significato. Per pochi euro di TASI si imponeva all'inquilino di assumersi le complicate procedure per il pagamento del tributo. Quest'anno è stato deciso perciò di introdurre una nuova semplificazione togliendo la TASI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, senza variare la pressione fiscale. In effetti, conclude Morandi, tale proposta era stata avanzata dalla minoranza stessa l'anno scorso e si era concordato di sospenderla in attesa di verificare l'impatto del nuovo tributo. Ora un anno è passato e possiamo dire con uno slogan che a parità di pressione fiscale una tassa è meglio di due tasse. Presentato a Villa Fedora a Baveno il bilancio 2014 della Fondazione Comunitaria del VCO, erogati 1.300.000 euro, basso invece il livello della raccolta 200.000 euro rispetto all'obiettivo dei 500.000. È un bilancio che direi sotto certi profili è estremamente positivo, soprattutto per quanto riguarda quelle che sono state le erogazioni, che hanno raggiunto quest'anno 1.300.000 euro e soprattutto per il fatto di aver avuto un ritorno degli investimenti assolutamente interessante. Poi è positivo perché quest'anno abbiamo avuto anche le emblematiche maggiori, quest'anno 2014 le emblematiche maggiori, quindi sono 7 milioni di euro di investimenti su opere che hanno una media di circa 1 milione di euro e che quindi rappresentano un fattore di crescita economica, culturale e sociale importantissima per il nostro territorio. Gli aspetti invece meno positivi sono quelli della raccolta. Non abbiamo vinto la sfida 2014, abbiamo raccolto circa il 50% di quello che ci eravamo prefissati. 1.171 i donatori per un totale di circa 200.000 euro rispetto all'obiettivo annuale di 500.000. Per il primo anno il traguardo non è stato raggiunto. Nelle ultime settimane però, ha spiegato il vicepresidente della Fondazione Emanuele Terzoli, grazie a un grosso fondo ci si è avvicinati alla meta. Per la sfida che scade nel 2016 occorreranno altri 600.000 euro. Ricordiamo che la Fondazione Comunitaria deve raccogliere in tutto 5 milioni di euro, allora Fondazione Cariplo provvederà ad assegnare all'ente benefico 15 milioni di euro. Sono 34 attualmente i fondi costituiti presso la Comunitaria, oggetto di una gestione oculata che nel 2014 ha fruttato un rendimento del 3,3% netto. La vicepresidente e commissario Fondazione Cariplo Francesca Zanetta ha invece illustrato nel dettaglio le erogazioni. 180 i progetti presentati, 118 quelli sostenuti per lo più negli ambiti assistenza sociale, arte e cultura. Una presentazione dettagliata degli interventi emblematici maggiori è in programma invece al Teatro Galletti di Domodossola il 15 maggio alle 17 col presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti. E ora parliamo di Expo. Sul Lago d'Orta gli albergatori si organizzano nella speranza di riuscire a catturare l'attenzione di una parte dei visitatori dell'esposizione mondiale. A breve una navetta collegherà il Lago Cusiano a Rho. Come andrà la stagione turistica secondo le vostre previsioni? Ma noi siamo ottimisti, siamo un po' tutti ottimisti, siamo un po' come i giornali, no? Prima si era pessimisti, dopo si è ottimisti. L'Expo sicuramente è un veicolo che farà un traneo incredibile, sta a noi operatori attivarci per farci conoscere meglio, perché siamo in Piemonte e non siamo in Lombardia, però provate a pensare, meno di un'ora dall'Expo siamo qua e quindi pensiamo anche di fare una navetta come unione turistica, magari settimanale e bisettimanale, vediamo un po' come va. E a proposito di Expo, dal 22 al 28 maggio il Parco Nazionale Val Grande sarà ad uno degli eventi promossi dalla città di Milano nell'ambito dell'esposizione mondiale. Il Parco Nazionale della Val Grande punta molto su un Expo, come? Assolutamente sì, saremo presenti dal 22 al 28 maggio
fisicamente proprio come parco alla manifestazione di Milano. È stata una decisione che abbiamo preso venerdì in giunta, un impegno finanziario importante, ma ci sembrava corretto e doveroso da parte nostra portare il Parco Nazionale della Val Grande ad una manifestazione mondiale e di promozione così importante. Il Parco Val Grande sarà presente all'Expo, ma avvierà anche alcune iniziative sul territorio. Quali sono? Sì, dunque, allora, per quanto riguarda il territorio abbiamo delle iniziative specifiche sul cibo che nascono dall'esperienza dei Sentieri del Gusto, che facciamo quest'anno in una sua edizione speciale, quindi con una formula diversa, non più la serata a tema, ma tutto il periodo di Expo, i 41 esercizi che partecipano al Sentieri del Gusto 2015 danno l'opportunità di menù specifici che abbiamo dedicato al cibo delle Alpi, a seconda delle giornate o a seconda anche della scelta pranzo-cena. Abbiamo due eventi sempre legati al cibo che nascono nell'ambito del convegno nazionale sui geoparchi. Noi siamo anche geoparco riconosciuto UNESCO e in questo caso avremo un evento dedicato al tema cibo e pietrollare che faremo a Malesco e un altro dedicato ai nebbioli del supervulcano nel territorio della Valsese. A Verbania tutto pronto per la patronale di San Vittore dell'8 maggio. Venerdì 8 maggio Verbania celebra il suo patrono San Vittore. Per l'occasione consegna delle benemerenze a Villa Giulia alle 18. Saranno attribuite al coordinamento Libera Vicio, nato nel 2012, e ad Antonio Riva, uno dei più abili giocatori di raffa di tutti i tempi, ex commissario tecnico azzurro. Poi un ricco programma di festeggiamenti, iniziamo da quelli religiosi. Dopo la Santa Messa mattutina delle 10, alle 17 ai Vespri, la benedizione eucaristica e dalle 20:30 la funzione presieduta dal Vescovo di Novara Monsignor Brambilla con la processione e la benedizione del lago. Sabato alle 21 in Basilica il concerto del coro polifonico San Vittore. Siamo agli appuntamenti promossi dai Pacianda Intra col sostegno del Comune nella piazza accanto alla Basilica. Iniziano già giovedì 7 e proseguono fino a domenica. Niente appuntamenti musicali anche per evitare sovrapposizioni, ma tante specialità culinarie. I Pacianda quest'anno ha preparato come sempre dei leccorniosi piatti. Tradizionale l'8 maggio risosci, gule e luganica, tutte le sere, tutti i mezzogiorno ci saranno salamini, bistecche, braciole e la novità di quest'anno sarà domenica che in onore del Giro d'Italia faremo un risotto rosa la domenica a mezzogiorno. Il risotto sarà alle Barbabietole. Giovedì 7 maggio poi torna il Giro delle Contrade, giunto alla 14ª edizione, gara podistica non competitiva di 6 km con partenza alle 20 e mini giro di 1,6 km con start alle 19:40. Sarà in memoria di Patrizia Caravaggi. Confermiamo il percorso che comunque nelle contrade caratteristiche di Intra e la partenza e l'arrivo quest'anno, diversamente agli altri anni, sarà tutta da Piazza San Vittore, quindi dalla Basilica San Vittore. Ultima cosa, lo scopo benefico: come tutti gli anni la manifestazione è dedicata a un'associazione locale e quindi tutti i proventi, dico integralmente, verranno devoluti quest'anno all'associazione Centri del VCO che cura le malattie dei bambini. Venerdì 8 maggio torna a Megna l'appuntamento con Marta Fiore di Maggio, la serata dedicata a Marta Giroldini, la ragazza scomparsa nel 2012 a causa di un incidente stradale e che il 10 maggio avrebbe compiuto 18 anni. L'appuntamento alle 21 al Teatro Sociale, la serata dell'8 maggio avrà finalità benefiche, il ricavato sarà devoluto al CIS del Cusio. E ora le offerte di lavoro dei centri per l'impiego del VCO. Offerte di lavoro VCO. A Verbania si ricerca cameriere o barista automunito, preferibile conoscenza delle lingue inglese e o tedesco. A Piedimuliera si ricerca ingegnere con competenze in disegno tecnico, buona conoscenza della lingua inglese, automunito, contratto da definire. A Premosello Chiovenda si ricercano OS qualificati con esperienza nella mansione, automuniti. Si ricercano commerciali per la zona del Verbano, Cusio e Ossoli in vari ambiti e settori. Si richiede diploma, automuniti, contratto a provvigione.
Gli utenti interessati alle offerte di lavoro, residenti o domiciliati nel territorio provinciale, potranno autocandidarsi recandosi personalmente presso la sede del centro per l'impiego della propria zona di residenza. Dalla Svizzera, Canton Vallese, dove è sempre richiesta la conoscenza della lingua tedesca. Si ricerca per hotel e ristorante di Leukerbad, giovane cuoco con esperienza, vitto e alloggio previsti, non indispensabile la lingua tedesca, impiego stagione estiva e poi stagione invernale. Si ricerca cameriere o cameriera di sala a Zermatt. In apertura di pagina sportiva il calcio, cresce l'attesa a Baveno per la finalissima playoff che per la squadra di mister Pissardo significa la conquista della Serie D. È una partita che tutta Baveno aspetta. Nel piccolo comune rivierasco in queste ore non si parla d'altro. Accantonate le prossime elezioni amministrative, l'attenzione è tutta giustamente per la squadra di Pier Guido Pissardo, che vuole continuare a scrivere la storia. Ma il Baveno era arrivato ai play-off per la Serie D. Il primo atto, domenica contro il Varallo e Pombia, è stato superato di slancio con un 3-1 che ha esaltato le qualità tecniche e caratteriali dei bianco-blu, che hanno un portiere di assoluto affidamento come Alessio Chiaverini, una difesa che nonostante le assenze si sta rivelando granitica, un buon centrocampo ed un attacco dove a turno Sogno e Ado fanno pentole e coperchi. Domenica ha timbrato il cartellino anche il solito inesauribile Trentani, che in caso di forfè dell'attaccante albanese, alle prese con una fastidiosa distorsione alla caviglia, potrebbe essere spostato un po' più avanti. Non un problema per il caro armato Max, sempre pronto a tutte le evenienze, uomo per tutte le stagioni e per tutti i ruoli. L'avversario di domani sera, la 9 di mister Bassani, è quanto di peggio potesse arrivare. La formazione bianconera, reduce dal capolavoro costruito in Valle d'Aosta, sta benissimo dal punto di vista fisico e poi ha tanti giocatori in grado di fare male, da Secce a Bettini, da De Laurentiis a Bertola. Ma il Baveno, che ha il vantaggio di avere 2 risultati su 3 a disposizione, non può e non deve avere paura. Ha dimostrato di essere la squadra migliore dopo il Gozzano e poi avrà il 12° uomo in campo. Gli ultras Selva Spessa sono pronti a prendere per mano la squadra di Patron Zacher ed a portarla al turno successivo. A Baveno sognano e nessuno si vuole svegliare. E ora il basket, insolita lezione di sport per gli studenti delle scuole dell'Istituto Don Bosco di Gravellona-Toce che hanno incontrato gli atleti dell'HSV Varese, formazione di basket in carrozzina che ha voluto sensibilizzare gli studenti allo sport per diversamente abili. Un'iniziativa, come ha detto lei, importante per sensibilizzare anche i ragazzi per lo sport in carrozzina. Sì, perché tanti di loro fanno sport, uno per dire delle nostre terze medie ha fatto... A livello di basket è stato selezionato in una selezione regionale, però pochi sanno che questo sport esiste anche per i cosiddetti disabili, no? Quindi, che poi sono più abili di noi perché io non ce la farei a stare qui così, no? Quindi davvero hanno bisogno di vedere che il mondo non è solo quello cui sono abituati, ma è molto più largo. Quindi questo credo che apra anche il cuore, no? oltre che far piacere a loro come attività. L'ultima cosa che chiedo, sicuramente è un'iniziativa che potrà essere ripetuta anche in futuro. Sì, da parte nostra sicuramente non ci sono limiti a questo, anzi vedendo il coinvolgimento direi che bene, riproporremo per gli anni prossimi. Noi siamo una squadra di basket in carrozzina della città di Varese, questi incontri li facciamo tutti gli anni, più volte all'anno nell'ambito delle scuole, in collaborazione anche con Pallacanestro Varese, dove spieghiamo e facciamo vedere anche praticamente cos'è il basket in carrozzina per quanto riguarda la nostra squadra. Questo per portare un messaggio a tutti coloro che magari hanno dei problemi fisici o comunque hanno delle problematiche, per far capire a tutti che c'è la possibilità di fare qualsiasi tipo di sport. Noi oggi facciamo vedere la pallacanestro in carrozzina, ma ci sono moltissime possibilità per fare sport per i disabili. Mi sembra di poter capire dalle sue parole un'iniziativa importante anche per sensibilizzare i ragazzi alla basket in carrozzina. Penso che questo sia molto importante, con il patrocinio anche detto dalla Pallacanestro Varese. Certo, sì, è importante perché più se ne parla e meglio è. Gli sport per disabili raramente hanno degli spazi o in televisione o sui giornali, se non quando ci sono manifestazioni molto importanti tipo le Olimpiadi o campionati mondiali o cose del genere. Quindi è importante far passare il messaggio che tutti i giorni c'è la possibilità di fare questo sport e quindi tutti hanno, chi ha voglia, la possibilità di farlo.
E ora con Daniele Piovera scopriamo ospiti e contenuti della nuova puntata di Basketando in onda su Viceo Azzurra TV come sempre il martedì alle 20.35 e in replica il mercoledì alle 13 e alle 17.30. Puntata di Basketando qui dalla Paffoni a Pogno dedicata ovviamente alla Fulgor e sono insieme a noi il direttore sportivo della Paffoni Michele Burlotto. Ciao Michele. Buonasera a tutti. Il direttore generale Walter Marchesa, ciao Walter. Ciao a tutti, buonasera. E ovviamente il padrone di casa, primo tifoso, presidente e sponsor della Fulgor, Ugo Paffoni. Buonasera a tutti. È già carico, signor Ugo, in vista della prossima stagione di Due Unica, dove si affronteranno squadroni? Fra un momentino. Adesso si sta scaricando. Esatto, si rilassiamo un po' dell'ultimo campionato. Poi è teso anche per Juve Real, quindi ha il doppio appuntamento. Walter, insomma, l'anno prossimo sarà un campionato fantastico, con una realtà che hanno fatto la storia della pallacanestro. Insomma, la Paffoni è motivo di orgoglio per noi confrontarci con questa realtà, con squadre blasonate, come dicevamo prima, con squadre che hanno vinto tanti scudetti, tanti campionati, per cui cercheremo con tanta umiltà, come dicevo prima Michele, di affrontare un campionato non importante di più. Io mi aspetto una risposta importante anche da parte dei nostri tifosi di Omegna e non solo di Omegna, di tutto il VCO, perché ripeto, portiamo uno spettacolo l'anno prossimo a Verbania di una caratura e di un livello veramente importante. Dove deve crescere la Paffoni, Michele, per il 2015-2016? Ma deve crescere, deve continuare a crescere e deve saper comunicare per essere tutti uniti in un progetto. Perfetto, di questo e molto altro parleremo qui a Basketando. E per il momento è tutto, vi ricordo il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Grazie per averci seguiti e arrivederci alle prossime edizioni.